meno 10 terminus per lo start della nono turno Champions League qui alla Bocconi all'università. Lezione di pallanuoto stasera tra Prorecco Hannover. Con Hannover il numero 1 Felix Benke. Un applauso. Numero 2 Ante Korušić. Numero 3, Marco Makan. Numero 4, Julian Real. Cinque, Darko Brugulian. Sei, Aleksandar Radović. Sette, Petar Muslim. Otto, Ivan Nagaev. Nove, Filip Kubiš. Dieci, Mattia Brugulian. Undici, Finn Schutze. Dodici, Jorn Vigros. Tredici, Kevin Gotz. Allena Mister Karsten Siefer. Tocca ai nostri ragazzi ora della Prorecco. Al numero uno è lui, Marco Dellungo. Numero 3, Gergo Zalanki. Numero 4, Andrea Luzzo. Numero 5, Aaron Younger. Numero 6, Giacomo Cannella. Il numero 7 lo indossa Nicolas Presciutti. Gallottina numero 8, Gonzalo Echenique. Il numero 9, il magister Aleksandar Ivović.
10, Alessandro Velotto. La callotta numero 11, da Aben Halop. La numero 12 è per lui, Luca Lonciar. Allena e guida la Prorecco, Sandro Sucno. Gli arbitri della serata sono il signor Pau Saugarana, Spagna, Gabriella Varconi, Ungheria, il delegato della FIN, il signor Paolo Ramos del Portogallo. Buona partita, rispetto sempre, comunque, in vasca! Squadre si dispongono a bordo vasca. Ready per il flash. Fuori i secondi.
partiti ora, in questo istante. Palla in attacco, riparte Rurico. Gol, Rurico, 1-0, la calottina di Alessandro Bellotto, 1-0, alla via così. Espulsione, un uomo in più per Hannover. Due metri, non valido il gol. Ripartono i nostri ragazzi. Il sigillo, il primo del mancino di ferro
Gergo Saranchi, 3-0 Prorecco. Ben Hallock, 4 Prorecco, 0-9, 1-44. Thank you.
5 0 3 secondi e 7 alla fine del primo. Che finisce qui il punteggio parziale 5-0. Superiorità. Thank you.
4, 0. Superiorità a nove.
un minuto alla fine del secondo. Superiorità per il gol. Gol Greco. Decimo centro per il nostro numero 11, Ben Hallock. Schiacciata. E qui finisce il secondo punteggio parziale, 10 Prorecco, 1 Hannover. Un applauso ai nostri ragazzi, a tutti in verità. Grazie. Grazie a Massimo Arbasini, la voce e il commento tecnico di questa serata. E allora è arrivato il momento di presentarvi un grande maestro della pallanuoto. Lo fa Fulvio Giuliani. Grazie Paolo. All'intervallo lungo, Prorecco 10, Hannover 1. Ne parlavamo prima dell'incontro, la leggenda della pallanuoto in Italia ha radici antiche, una leggenda nata nel 1948, pensate, alle Olimpiadi di Londra con il Sette Bello, quando nacque l'idea stessa di Sette Bello con quella storica medaglia d'oro per un paese che emergeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Poi Roma 1960, davanti ai 20.000 impazziti del Foro Italico, e in vasca c'era un signore che questa sera è su quegli spalti, era Aldo Pizzo, il Caimano. E poi il 9 agosto 1992, l'Italia va in finale alle Olimpiadi di Barcellona e in quella piscina, con attorno 20.000 spagnoli letteralmente impazziti e arrivati sulla collina del Montjuïc solo per una cosa, per abbracciare la medaglia d'oro. Ebbene, quel giorno, quel 9 agosto 92, l'Italia vinse il suo terzo oro alle Olimpiadi e in panchina, a guidare una generazione di fenomeni, c'era uno dei più grandi vincenti di sempre nella storia dello sport. Signore e signori, diamo il benvenuto a mister Ratko Rudic. Quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi, ma per noi quel 92 resterà indimenticabile. Ratko Rudic, italiano per sempre, italiano per le emozioni, assolutamente senza tempo. Presidente. Che dire, la partita deve iniziare e non posso dilungarmi. Io dico soltanto grazie Ratko. Abbiamo avuto la fortuna anche di averti come allenatore della Prorecco, da te veramente c'è solo da imparare, grazie di cuore. Grazie alla società Prorecco, io ho passato due anni meravigliosi con la squadra, è stato interrotto da questa situazione, comunque questo che mi piace di più che Pallanuoto è tornata a Milano, Milano ha una grande tradizione di Pallanuoto e spero che comincia un'era di Pallanuoto a Milano. Signore e signori, Ratko Rudic, la consegna della targa dal presidente Filugo. Forza Azzurri, viva il Sette Bello, forza Prorecco. Terzo e quarto tempo. Ready to go. Pochi secondi. Partito, il terzo.
questo tempo. Superiorità Hannover. Gol Hannover sulla sirena. Numero 7, Petar Muslim, 10-2. Superiorità Broneco, uomo in più. Gol Broneco. Sempre lui, su assist di Escherichie, Ben Allock segna un altro gol, il secondo.
time out chiesto da Mr. Carsten Schiffer della Nova. Superiorità Prorecco. Gol di nuovo Prorecco. Con il suo numero 12, Luca Lonciar, che ribadisce in rete il 12esimo gol, 12-2. Scappa la Prorecco. Superiorità a 9. Fallo fischiato in attacco. Thank you.
Prorecco. Col suo giocatore più giovane e primo gol in Champions League 2005, lui è Andrea Nuzzo. Finisce qui il terzo quarto, punteggio 13-2, Prorecco, un applauso, grazie, fine a voi. E allora come sempre tra un tempo e l'altro è arrivato il momento di presentare un altro ospite, dico soltanto la bambina più forte del mondo, proprio così, abbiamo appena assistito a un gol di un sedicenne, neppure sedicenne in Champions League, non solo per la Prorecco, la bambina più forte del mondo è il titolo del libro del vicepresidente del CONI, Silvia Salis, atleta straordinaria, oggi dirigente, in giornate meravigliose, in mesi incredibili per lo sport italiano. Un applauso a tutto il CONI, proprio oggi da Pechino 2022 sono arrivate notizie fantastiche dal curling con la medaglia d'oro in uno sport per noi praticamente ignoto sino a 15 anni fa, e questa è la pallanuoto che Silvia Salis ora ci raccontava da sempre. Buonasera a tutti, ringrazio la Bocconi per questo progetto straordinario, perché poi è negli impianti che si fa il grande sport e anche lo sport per tutti. Ringrazio la Prorecco, io sono genovese, grande appassionata di pallanuoto, mio padre giocava, per cui mi sento particolarmente a casa. È un onore essere qua a rappresentare il Comitato Olimpico, perché è un momento straordinario, ma questo 2021 sembra non finire mai, ora il 2022 continua esattamente come lo avevamo lasciato, per cui grandi azzurri e grande pallanuoto, grazie. Complimenti a Silvia Salis, presidente. Consegniamo la calottina della Prorecco. Forza azzurri, grazie presidente, grazie di essere stata con noi. Quarto tempo, forza Prorecco e sempre forza azzurri. Certo. Quarto tempo che sta per iniziare, i ragazzi sono schierati già a bordo vasca, pronti per il flash, l'ultimo. Partono gli ultimi 8 minuti, punteggio parziale 13-2. Partiti! Thank you.
superiorità Hannover, in bozzetto il numero 3, Zalanki. Superiorità, la Prorecco. E va gol la Prorecco. Gonzalo Echenique mette sua firma alla 14ª rete. 14-2, Prorecco. Il nuovo gol a Prorecco. Non sbaglia questa volta Giacomo Cannella. 15-2. Thank you.
Buonissimo, Prorecco! Nicolas Presciutti, 16-2, alla grande! Questo è il gol del capitano Prorecco. Il 17° sigillo la segno Alexander Ivovic. Un applauso, grazie. Superiorità a nove in consenso. Gol a nove. Il secondo per Peter Muslin, a corsa di distanze 17-3, a un minuto dalla fine della partita.
ultimo minuto alla fine del match. Superiorità Prorico. Va in gol la Prorico ora. Con una autentica bordata del suo numero 6, Giacomo Cannella, che porta 18 in centri stasera, 18 a 3. Chiude la porta del lungo e mi sembra che si possa dire che finisce qui, è finita, anzi ora 18-3, un grande applauso per la Prorecco ma anche per l'Hannover che non ha mai smesso di giocare fino all'ultimo la partita. Grazie di essere intervenuti e facciamolo un applauso, un grande applauso, forza, grazie.